shower me with evidence of pleasant disposition. Daydream your way around the room, walk right through frowns and gloom. You are one of those creatures who simply are, simply beyond white. Simple as okay. Professor Baburieri, qual è il significato di questa campagna La salute non conosce i confini che lanciate quest'oggi insieme alla politica e insieme ai privati? Il nostro progetto, la nostra campagna è volta a sensibilizzare, a educare dal punto di vista sanitario in maniera intelligente, in maniera tramite la presenza di peer educator, cioè dando delle informazioni di natura sanitaria trasmesse tra pari, quindi con la collaborazione delle società scientifiche ma anche delle associazioni dei pazienti, in questo fatto specifico network persone sieropositive, in cui dei pazienti appunto malati dall'infezione da HIV vengono in carcere e raccontano la loro storia alle persone detenute cercando di far comprendere l'importanza di fare i test. Purtroppo all'interno degli istituti penitenziari il tasso di esecuzione dei test sierologici per virus dell'AIDS, dell'epatite virale, ma anche delle malattie sessualmente trasmissibili e della tubercolosi è estremamente basso, e questo non permette la conoscenza precisa della diffusione delle malattie in questo ambito. La sanità nel sistema carcerario credo che abbia dei livelli assolutamente incompatibili con la civiltà di un paese. C'è evidentemente da risolvere i problemi della dignità del detenuto e del detenuto malato, che molto spesso in carcere ci arriva sano, però tra i tanti problemi ve n'è uno che è quello relativo alle malattie infettive, che è oggetto di un apposito specifico incontro che la Società Italiana di Medicina Penitenziaria ha posto all'attenzione del decisore politico e non solo. Questo naturalmente impone l'approdo ad un sistema normativo e regolamentare che dia delle risposte. La Società Italiana di Malattie Infettive è fortemente impegnata in tutti quei settori della sanità pubblica, e le carceri ovviamente riguardano questo, in cui si possa intervenire sia in termini di conoscenza del fenomeno, quindi svelare quello che sono il numero di pazienti infetti che sono in questo momento detenuti, sia facilitare quello che è il trattamento di queste persone. Noi riteniamo che il momento di detenzione possa essere un momento virtuoso in cui le persone possono essere informate del loro stato di salute e in cui possano essere trattati, e questo è utile non solo per le persone che ricevono in questo ovviamente un grande beneficio per la loro salute, ma anche in termini di sanità pubblica, perché fermare le infezioni in qualsiasi sete aiuta a ridurre il numero delle persone infette in senso generale. Le malattie infettive trasmissibili all'interno degli istituti penitenziari sono soprattutto l'epatite C. Noi stiamo che tra uno su quattro e uno su tre dei detenuti presenti in Italia hanno un'infezione da HCV. Abbiamo un detenuto su 20 circa che ha un'epatite B attiva trasmissibile, e più o meno la stessa cifra, un detenuto su 20 ha una malattia da HIV trasmissibile. Il problema è che molti di questi sono inconsapevoli della loro condizione. Diciamo che c'è una concentrazione estrema di queste patologie nel carcere, da 15 a 20 volte più frequenti nella popolazione detenuta rispetto alla popolazione libera. E quindi bisogna sicuramente concentrare gli sforzi e le risorse nel trattare pazienti che intercettiamo nel carcere, che altrimenti al di fuori delle mura penitenziarie avremo difficoltà a raggiungere e a trattare.